Dopo 20 anni di successi musicali ed il trionfo del lungo tour estivo che ha registrato un sold out dopo l'altro, i Negramaro tornano in concerto negli stadi con 2 eventi live nel 2024 che uniscono virtualmente il sud e il nord, e sarà Napoli ad ospitare sabato 15 giugno al Diego Armando Maradona l'acclamata band che si esibirà per la prima volta nello stadio napoletano con un concerto dedicato a Pino Daniele. Glielo dovevamo, siamo andati sotto casa dove lui è nato, nel bar dove ha scritto una tazzuella di caffè, ed è stato bellissimo poterci sentire partecipi di quel momento lì. È come se fossimo tornati anche noi indietro dopo più di 20 anni insieme. Organizzato in collaborazione con il Comune, il concerto allo Stadio Maradona vuole essere un omaggio alla città e contribuirà a sostenere il progetto di contrasto alla povertà educativa e al disagio scolastico dei ragazzi napoletani promosso dalla Fondazione Pino Daniele. Credo che non ci sia omaggio più grande per Pino Daniele che questo, cioè quello di far aprire il nostro concerto, di fare entrare in uno stadio i ragazzi a cui tutto il lavoro della Fondazione Pino Daniele va, cioè proprio hanno intercettato la povertà educativa della città e comunque italiana, sostengono con tutti i mezzi possibili. Beh, e questo credo che sia proprio un prolungamento dell'arte di Pino Daniele. È quello che noi crediamo che debba essere la musica, cioè un grande fenomeno di inclusione, di partecipazione, di identità. E il concerto dei Negramaro, che noi abbiamo fortemente voluto, e ho chiesto a Giuliano San Giorgi in maniera insistente di partire da Napoli, lo rappresenta benissimo. Dopo Napoli, la band di Giuliano San Giorgi sarà in concerto a Milano sabato 22 giugno allo Stadio San Siro, e dal 6 all'8 novembre prossimi nelle sale cinematografiche d'Italia sarà in programmazione il docufilm Negramaro Back Home, Ora So Tornare, che ripercorre la storia ventennale del gruppo segnata da una lunga amicizia e da successi straordinari. Non senti che...